notte dei morti viventi, sono certo che soccombi. L'alba dei morti viventi vedrà vincitori gli zombie. Il giorno degli zombie concluse la trilogia. Felici fummono i bimbi quando divenne una tetralogia. La terra dei morti viventi, dedicata ai giorni nostri. E proprio nel 2020 non sono gli zombie i mostri, ma quelle croci celtiche, diverse dalla nera utopia, sono le case farmaceutiche da lucrare sulla follia. L'antivirus non esiste e i vaccini fanno male, ed è solo il tabù che insiste, nascosto da ogni giornale, ma ho trovato nelle riviste una nuova spiegazione. Sono zombie le razze miste, la lotta alla droga è finzione, dall'Umbrella Corporation alle nuovissime ecatombi. Radio Londra e ogni nation stanno parlando di zombie, e tu non mi aspetto che cambi, neanche se cambia il tuo aspetto. Ti stai trasformando in zombie per un collaterale effetto. E quegli alunni nelle scuole, i loro pensieri vengono decisi, son di plastica le moderne aiuole e i germogli spontanei recisi. Il paradosso della libertà, il plagio mentale è il concime, il futuro della società sarà un passato regime. Zombie, morti viventi, sacchi di merda drogati, le loro urla non senti, il plagio li ha ammutoliti, resi schiavi dal sistema, devoti alla TV del silenzio, quella che lancia l'anatema e promuove il nuovo assenzio. Tutti i poeti, i nuovi artisti e gli influencer sono in voga. Leggi attentamente i loro testi, troverai solo violenza e droga. Così ascoltando mi accorsi che non dicevano niente, c'era rabbia nei loro morsi. Lo zombie è un morto vivente. Se volete fermarli, dovete mirare al cervello. Se volete educarli, cominciate dal bello. Ma la scuola di una volta, quella che educava i bimbi, purtroppo è stata tolta perché vi vogliono zombie.